PAD, patto di attivazione digitale, perché a qualcuno arrivano gli OTP per andare a certificare i numeri di telefono della mail ed altri no? Semplicemente perché qualcuno probabilmente in passato avrà già certificato mail e numero di telefono. Quindi se risulta già la V, la spunta sostanzialmente in quelli che sono i contatti sul PAD, non dovete fare altro, presentate la domanda, mandatela avanti. Una volta aver sottoscritto il patto di attivazione digitale, vi ricordo che da quella data partiranno i 120 giorni entro i quali dovrete presentarvi nei servizi sociali per l'analisi multidimensionale. Se non vi presentate entro 120 giorni, verrete sospesi dal beneficio. Attenzione, è vero che INPS dice che saranno loro a contattarvi, ma la stessa circolare indica pure che il cittadino, qualora non dovesse ricevere una convocazione, sarà suo onere attivarsi. Quindi, attenzione, attivatevi per non perdere il beneficio. Un abbraccio, scrivimi nei commenti se hai una domanda sull'assegno di inclusione, ti risponderò nella giornata di domani.